Cari fratelli, siamo arrivati alla domenica di Pasqua, alla risurrezione del Signore. Egli ha detto: Io sono la risurrezione e la vita. Quando morì, che ne fu della sua vita? Dove andò a finire? Che fine fecero le sue parole, i suoi miracoli, i sacramenti istituiti, il perdono dato ai peccatori? La chiamata dei suoi discepoli? Niente andò perduto. Ogni cosa fatta da Gesù, le sue opere, la sua vita, tutto restò depositato come lo era sempre stato in Maria, nel suo cuore immacolato, come in uno scrigno inviolabile, come in una seconda gravidanza, in attesa di darlo di nuovo alla luce nella risurrezione. Fu la fede eroica di Maria, la sua speranza incrollabile, il suo amore più forte della morte, ad illuminare al figlio la via del ritorno. Senza di lui la Vergine non poteva vivere. Senza di lei Gesù, anche morto, non sapeva vivere. Come per risuscitare la bambina di 12 anni, Gesù volle come condizione la fede di suo padre e disse: Non temere, continua ad avere fede. Come per risuscitare l'amico Lazzaro, ha voluto come punto di appoggio la fede di qualcuno, la fede della sorella Maria, mentre Marta, l'altra sorella, tentennava, le disse: Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Così, per la propria risurrezione, Gesù ha voluto avere come condizione indispensabile la fede di sua madre, come per l'incarnazione. E se Maria non fosse stata pronta? Se non avesse avuto sufficiente fede o amore al momento dell'Annunciazione? O se non fosse stata all'altezza della sua missione al momento della Passione? Lei fu la sola che conservò intatta la fede. Ma se non fosse stata perfetta, avrebbe compromesso in un modo inimmaginabile il sacrificio del figlio, la sua stessa incarnazione. Il figlio non avrebbe avuto in chi appoggiarla, a chi affidarla, nessuno che la giustificasse, che la mettesse in salvo. Il sacrificio sarebbe stato inutile. E non risulta da nessuna parte che Dio avesse un piano B di riserva? E Maria era sempre perfettamente libera nella sua risposta a Dio. Dio si è giocato tutto, assolutamente tutto, con voler dipendere da Maria. Ma lei ha fatto trionfare Dio. Aggiungiamo che se il peccato fu commesso da Adamo con la complicità di Eva, la redenzione doveva perciò essere fatta dal nuovo Adamo, Gesù, con la collaborazione della nuova Eva, Maria, il Redentore con la corredentrice, e non separi l'uomo quello che Dio ha unito. Gli evangelisti non raccontano il momento della risurrezione, ma solo le varie apparizioni di Gesù risorto ai discepoli, alle pie donne, eccetera. Solo Gesù poteva raccontarla e con lui sua madre Maria, perché la mamma ha assistito, è stata presente in spirito. Se la vita di suo figlio è stata per lei la vita e la passione e morte di Gesù sono state la passione e morte di Maria, anche la risurrezione del figlio è stata la risurrezione della madre. Anzi, lei non ha avuto una presenza passiva come spettatrice, ma attiva come in ogni altra cosa, essendo sua per grazia tutta la volontà divina. Fu interamente opera di Dio la risurrezione, opera delle tre divine persone, ma fu anche, perché così ha voluto Dio, opera della mamma mediante la sua fede, speranza e amore.
madre della risurrezione. Vi annuncio una grande gioia, vi annuncio la buona notizia, Gesù è risorto. E va bene, auguri a lui. E noi che? A poco, a nulla serve che il Signore sia risorto se in noi non cambia nulla. Se la sua risurrezione non diventa la nostra risurrezione, non si può ridurre a uno slogan. Le pie donne e i discepoli ai quali Gesù apparve in un primo momento non lo riconobbero. Maria di Magdala lo scambiò per il contadino. I discepoli di Emmaus lo credettero un pellegrino che dopo le feste se ne tornava al suo paese. Gli apostoli che pescavano nel lago non si resero conto che era lui, lì sulla spiaggia, che li chiamava. I loro occhi non erano ancora in grado di riconoscerlo. Era necessario avere occhi nuovi, occhi risorti per poter vedere Gesù per quello che è, per poter vedere Dio. La risurrezione di Cristo doveva subito estendersi ai suoi, alla sua Chiesa, come una trasformazione vera, come una nuova creazione. Tutte le genti dovevano vedere Gesù per quello che è, Gesù risorto, attraverso i suoi discepoli risorti, prima nell'anima e poi, alla fine della storia, anche nel corpo. Ci volevano i testimoni credibili. La grande nuova notizia, la grande buona notizia, aveva bisogno di evangelisti e di evangelizzatori. L'opera di Dio esige i coprotagonisti, noi, la sua Chiesa. Le opere di Dio esigono collaborazione umana, perché sono opere di amore e l'amore esige reciprocità. Ma non bastava predicare la risurrezione di Cristo se non si annunciava che la barriera del peccato che separa l'uomo da Dio era stata abbattuta. Se non si mostrava che sopra l'abisso della nostra miseria era stato disteso il ponte della misericordia. Questi discepoli, testimoni della risurrezione, dovevano mostrare la misericordia divina. Dovevano riversarla sugli uomini dopo averla ricevuto loro per primi. Fu necessario che si convincessero della propria miseria, per sperimentare e imparare la misericordia e così aprire i cuori alla speranza. La misericordia è il ponte che ci unisce alla risurrezione del Signore. Quest'anno, dopo 2000 anni, la Chiesa non celebra pubblicamente la Pasqua, la risurrezione del Signore. Quest'anno, come 2000 anni fa, Gesù la celebra da solo, come quando risuscitò. È arrivato il tempo in cui, al posto delle celebrazioni esterne liturgiche, il Signore vuole celebrare il suo mistero pasquale, la sua risurrezione in noi, in spirito e verità. Perciò la risurrezione di Gesù in noi non è una formula né una parola vuota. Può essere solo una realtà molto concreta, nella misura che trapianta in noi l'intera vita di Gesù. Se i suoi pensieri risuscitano nella nostra mente, se le sue parole e i suoi discorsi hanno vita in noi, se il suo cuore palpita nel nostro, eccetera, se la sua volontà divina riempie tutto il nostro essere e la nostra vita, come ha riempito la sua adorabile umanità. Perché la prima parola di Gesù entrando in questo mondo è stata la stessa parola proclamata nell'atto della sua risurrezione. Eccomi, o Padre, che vengo per fare la tua volontà, per fare realtà in me la tua eterna volontà. Essa è la sorgente di tutto in Dio, della sua vita, di ogni bene e felicità. Essa ha ridato a Gesù la vita e il regno,
ogni bene e felicità. Essa è l'unica che può darla a noi. Allora, carissimi, auguri di buona Pasqua e augurare la vita e il regno della Divina Volontà in noi. Sia lodato Gesù Cristo e sempre unito a Maria.